Giornata di sole, ma la tramontana rende la temperatura gelida. L'imperativo per il Perugia, che deve rinunciare agli squalificati Castellini e Allegri, è quello di riallacciare il discorso con la vittoria che manca da due turni. Galeone mette in campo Rocco e Goretti, con Pizzi preferito a Negri al centro dell'attacco. Anche il Verona ha qualche assenza, la più importante riguarda Gregori. In porta Cagni schiera Guardalben, arbitra Trentalange di Torino. Neppure il tempo di annotare gli schieramenti e la partita si infiamma. Di Cara toglie un bel pallone, poi lancia lungo dall'altra parte del campo per Gautieri, che sulla destra si destreggia bene. Entra in area da due difensori, palla per Pizzi, tocco delizioso di sinistro. E al terzo minuto Perugia 1, Verona 0. Il gol di Pizzi che rivediamo. Il Verona stenta a costruire gioco, ma Corini appare molto ispirato. Manda Zanini sulla sinistra. Ancora Zanini, bel traversone basso, controllo e girata di Manetti, deviata in angolo. Al 20° esce Di Chiara, infortunato, entra Traversa al debutto stagionale. Gautieri, come sempre generoso e a tratti imprendibile. Appoggio per Goretti, poi Rapaic, si gira bene l'attaccante, il tiro, Guardalben si salva in angolo. Calcio di punizione, Giunti, traversione, c'è un po' di confusione in area, Siviglia che Chiaverzano non intervengono, Rapaic può battere ancora, 2-0 per il Verona, per il Perugia al 24°. Rivediamo i mancati interventi di Siviglia e Chiaverzan. Perugia 2, Verona 0. Intanto Cagni puntella la difesa, entra Antonio Paganin per Manetti, quasi in chiusura di primo tempo, un po' tardi diremmo dopo il 2-0. Nella ripresa Cagni presenta De Vitis al posto di Bacci e al quarto d'ora si scatena Rapaic con il suo repertorio di traversoni. Ne manda in rapida successione ben tre al centro, ma nessuno dei suoi compagni riesce a sfruttarli. Negri è assente e Pizzi gioca leggermente più arretrato. E il Perugia sembra dilagare, con il Verona incapace di reagire. Ancora Rapaic a mettere un altro traversone. Ma Corini, il capitano, non si arrende. Dalla bandierina e sul cross Siviglia colpisce in pieno la traversa. È il 21°. Insiste il capitano veronese, corto calcio di punizione per De Vitis. È il 23°, il gran gol di Totò, Perugia 2, Verona 1. Eccolo qui Totò De Vitis. Grandi applausi poi per Artistico al 27°, rileva Rapaic e fa il suo debutto in Serie A. Subito azione del Perugia, abbiamo visto Pizzi, poi Goretti, si inventa uno slalom, ancora Goretti, esterno destro e Artistico. Impiega solo 2 minuti per il primo gol in Serie A. È il 29°, Perugia 3, Verona 1. Rivediamo il traversone di Goretti e Artistico si avvita e mette in rete. Per lui il boato del pubblico. Ancora Corini manda in area, tiro al volo di Chiaverzan, Kocic che para, chiude anche l'incontro. Perugia batte Verona 3-1 e si tratta di una vittoria meritata, voluta e costruita dalla Perugia al di là dello spessore dell'avversario di oggi. Una Verona dimostratosi volonteroso e nulla più, Corini a parte. Nel Perugia grande prova di Pizzi, un fantasista, uno di quelli cioè che alcuni allenatori, che vanno anche per la maggiore, non sanno come utilizzare. Ma Lino Gareazzi.